C'è il fucile, ci ammazza. Ce l'abbiamo anche noi il fucile. Sì, ma non funziona. Sì, ma loro non lo sanno. Dai, ora. Aspetta, il fazzoletto. Porca. Fermi tutti, fermi, fermi. Arrendersi a morire, giù da cavallo. Oh, dai, prendilo. No, il denaro. Eccola, eccola. Ma non mi ammazzate. Sono pochi. Ma non ci dovrebbe essere il ricavato della fiera. È la mia paga, il resto ce l'hai gendarme. Lo giuro su San Flaviano. Frugalo! Ha girato su San Flaviano. Frugalo, scemo! Dai! Nulla? Nulla. Via, 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 via! Allora, Castagno, come va? Bene. Ti ho riportato il fucile? Non si doveva fare, te l'avevo detto. E poi, portamici anche il ragazzo. Ti sei portato una montagna d'oro, Castagno. Ora ti si pagano tutti i dottori che vuoi. Non importa più, sto bene, ora sono guarito. L'ho vinta la malaria, l'ho vinta io. C'ho il sangue forte. Lupo. Sto male? No. E invece sì. Io lo so che me ne vado. E te? Prendi il mio posto. Sei te ora il capobuttero. Beato te. Goditela tutta finché dura. Questa terra malata
piena di stenti e di sofferenze. È bella la Maremma, Lupo. E ora te resterai per sempre. Al mio posto. Tutta la vita. E così anche te, come me. Dammi i soldi. Tutti? Tutti. San Flaviano, aiutami tu. Aspetta. Dai. Andiamo. Che maniere, c'è il bambino. A questa età gli spaventi sono pericolosi. Vuoi che diventi come te? Beh, no. E allora piantala. Avanti, racconta. Erano in due, furbi come il demonio. L'hanno usato loro. Hanno preso a coltellate la sella e si sono portati via tutto. E per ringraziamento mi hanno anche spaccato la faccia. Va di qua. Ma erano più di 10 anni che non si vedevano i briganti nelle nostre terre. Ma avevano stivali da cavallo? Sì. Senza speroni? Senza speroni. Erano butteri, due dei nostri. E tu come fai a saperlo? La vedova di Castagno stamani era da frati e ha chiesto una messa solenne per il marito. Ha pagato con un fiorino d'oro, lo so perché ero lì a passeggio con Emanuele. Bella. Buongiorno, padrone. Da quant'è che siete qui? Voglio che risponda al ragazzo. Da una settimana. E non vi siete mossi mai? No. Però ieri, verso mezzodì, l'hanno visto alla cascina del Castagno. Ah, sì. Siamo andati a trovarlo, ma... troppo tardi. La malaria... Ieri all'alba i briganti hanno rapinato Terminio. Non ne sapevate nulla? No, no. Dov'è successo? Alle Terre Rosse. Sono stati molto furbi. Hanno capito subito che i denari erano nascosti nella sella. 1000 fiorini c'erano. 1000 fiorini? Ma se erano 10 appena. Su, venite con me alla villa. Ah, la gamba! Non sarà mica morto! Vivrà, vivrà! E farà danno! Allora bisogna ammazzarlo noi! Non siamo assassini noi! Ma, e cosa facciamo allora? Io scappo! Ma a me mi lasci qui! Vieni anche tu! Ma e dove andiamo? Nelle città! Ma io ho paura, Lupo! Hai sempre paura, Edo? Di fare la fine hai paura! Di restare hai paura! Sì, ma... Di andare via hai paura! Fuori? Cosa c'è fuori della Maremma? Se non si va, non si vede!
lea, mi raccomando, eh. Ci stia attento. A presto, amore. Con lo scopo di ridurli in condizioni di non nuocere, di recuperare quanto da essi sottratto, eccetera, eccetera. Senti, babbo, io non lo so mica se sono capace. Guarda che se non li riporti indietro, il prossimo libro sulla Stella Arturo te lo pubblichi a spese tue. Ma io non ho un soldo. Perché non provi a lavorare? Non so far niente. E impara. Vorrei andarci io a riprendere quei due. Mercenari, disertori dell'esercito imperiale. Ma loro sanno come fare. No, non piangere. Sei sicuro che la strada è questa? Sì. E te come fai a sapere? Lo so. Vieni. E come campiamo quando arriviamo nelle città? Oh, quante domande fai, Edo? Ma non mi dici nulla. Tu fidati, con me sei sicuro, va bene? La, 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 la. Cos'è questa voce? Una donna. Aspetta, magari è una strega. Com'è bella. Oh. Oh, ci ha visti. Si è fatto colpo. Così geloso vostro marito. La 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 la. Mi hanno rapito. C'ha Loretto Bonacci, i briganti. E dove sono gli altri? Sono corsi dietro i miei amici, quei vigliacchi. Ammazzalo, ammazzalo. La 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 la. Fate qualcosa. Scappiamo. Questi chi sono? Due spie. Fategli vedere dove vanno a finire le spie. Bene. No! Etruschi? No, ma rimani come voi, dalla lingua troppo lunga. Ma insomma, ma che brigante sei? Che non riconosci neanche i tuoi compari. Anche noi siamo briganti. Riveriti e rispettati. Siamo venuti qui per entrare nella banda del famoso Gianloretto Bonacci! E tu ci fai ammazzare! A saperlo si restava dove s'era! Almeno lì i briganti si comportano da cristiani! E cioè? E cioè, che ne fai di questi tre, per esempio? Prima li spogliamo, poi due li ammazziamo e con la donna ci sollazziamo. Bene, bravo. Bravo. E perché tu cosa faresti?
Questa è gente ricca. Quindi si chiede un riscatto. Riscatto? Riscatto. Già Loreto, mi sembra una buona idea. Sì. Sì. Anche a me sembra una buona idea. Grazie. Ammazzateli. No, ma che siete matti? Che siete matti? Che l'ha ammazzato io, sì, la gente? Non ti scalmanare, Edo. Facciamogli vedere come fare un buttero a testa alta. Allora, la prima cosa da fare qui è scrivere una lettera di riscatto. E chi sa scrivere qui? Lui sa scrivere, lui ha scritto un sacco di lettere di riscatto, lui. Allora ammazzate solo il coglione. No, ma lui sa leggere. Se no chi la leggerà la risposta? Principe zio, eccellentissimo della duchessa da noi rapita, pagherete per la vita di vostra nipote e dei due artisti che l'accompagnano 500 pezzi d'oro. 600? Sì. Noi vi ridaremo la duchessa intatta come la trovammo e andrebbe a far cibo ai porci chiunque gli saltasse il ticchio di veder come la signora è fatta sotto le vesti. No, questo no, eh? Firmato con l'onore, capitano Gianloreto Bonacci. Prego. Firma tu, vai. Aggiungi, prego, scrivi anche che io ho bisogno per stare qui di vestiti per il freddo, di lana ed per il caldo di cotone, e una materasa di lana, due cuscini di piuma e a sleeping gown e la camicia per la notte e lenzuole di lino e un cacatore d'oro. Scusatelo, duchessa, è un po' selvatico, non ha mai rapito una nobildonna, ma continuate, vi prego. Sì. Poi io devo avere una camera sola e mangiare 3 volte al giorno con 10 portate complete. E la domenica io voglio che mi è servito dopo il pasto un bicchiere di porto. No, 2 bicchieri di porto. E che la mattina dolce e cioccolato io ho quanto voglio. Ah, e voglio anche un brigante sempre di servizio con me di mia fiducia. Ma lei, signore, perché è venuta con noi? Noi potevamo fare anche da soli. Lo faccio per Arturo. Arturo è una stella. Sai, io scrivo libri d'astronomia. Fermo. Lo vede? Solo i cavalli di puttere trottano così. Siamo molto vicini, signore. Ma tu perché sei voluto diventare brigante? Botte e ingiustizie patite in gioventù. E te? Tradimento di donna bella ma infedele. Gentlemen, would you please stop moving? Con quello con i capelli lunghi ci faccio un bel San Sebastiano. Se ne accorge Gianloreto.
E te ci sei mai stato con una donna? Eh sì. E com'è? Com'è andare con una donna? Lascia fare, vai che ti fa male. Dormi. Menichetti! Menichetti! Schicchi! Baracca! Maledetta di un inglese. Sono scappati anche i due artisti. Se riprendo li spello vivi. Hanno portato via il mio ritratto. Scappiamo. Sai che avevo la tua età la prima volta che mi hanno sparato? Eppure sono ancora qui. Venite, sono qua. Come here, come on, I'll show you. Sei sicuro? Edo, che c'è? Niente. Edo. T'ha fatto pena Gian Loreto morto? Dai, di la verità. Un po' sì. Io non avevo mai visto nessuno morire ammazzato. Avrà patito. Ma sai, quando uno fa il brigante, prima o poi se l'aspetta di fare una fine così. Sì, Castagno mi diceva sempre, ragazzi, finché siete giovani, andate via. Lupo, io lo so cosa ti diceva Castagno. Non muoverti di maremma, diceva. Putamontu, wie es so stille, durch die Abendwolken hin. Na 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 guter Mond, du gehst so stille durch die
Eccoli lì. Forse sono troppo lontani. È inutile. Chi l'ha presi? Un soldato, Katowicz, non dovrebbe sparare alla schiena. Io non sono più un soldato, signore. Edo, c'è una casa. Salve. Ciò dimostrerebbe, caro Flambard, che il destino dell'uomo è meccanicamente determinato dalle sue condizioni materiali. Ecco infatti due individui, ancor giovani, certamente in forze, condannati da una vita sciagurata a una morte prematura. Al contrario, Marchese Lucifero, al contrario. Ciò dimostra invece che il destino può essere modificato dalla volontà. Arrivando fin qui, infatti, costoro si sono guadagnati la possibilità di sopravvivere. Marchese, Marchese, il destino, come dice, può essere da risata. All'uomo per te, a chi è mai la Marchese de Roquefoucauld? Madame la Marchese, vostra zia, è sposata con il principe di Fauchefleur, suocero del Marchese de La Rochelle. Ah, bonjour, mes amis. Chi sono questi due signori? Due selvaggi che provengono direttamente dallo stato di natura, un dono del cielo, un miracolo. Vi ho già dimostrato ieri sera che i miracoli non esistono, caro Flambard. Oh, vi prego, no, cominciate con le vostre noiose querelle. Se non è un miracolo, caro Marchese, chiamiamolo allora regalo della provvidenza. Costoro ci giungono dal puro stato prato, dalla vita nei boschi. Sono individui incorrotti dalla civiltà. Marchese, su di essi potremmo verificare la giustezza delle mie teorie. Vi farò certo che l'intelligenza si può acquisire. Eh no, caro abate, l'intelligenza è innata. Un nobile resta nobile anche se vive in una landa deserta, e un selvaggio rimane tale anche se educato a corte. Marchese, vostro figlio, sebbene nobile, ha 6 anni e ancora non parla. L'infante è scemo, nobile, ma scemo. Voi siete il suo educatore. Secondo le vostre stesse teorie, la colpa è vostra. Siete tanto sicuro del fatto vostro, perché non accettate la mia scommessa? Io separerò queste due fere, questi uomini dei boschi, e riuscirò a renderne in breve tempo uno sapiente e ricco nell'animo, mentre l'altro resterà quello che è un animale. Anzi, Marchese, per favorirvi scelgo il più malato, il moribondo. Questo qua. Costui renderò pari nostro. Quanto tempo vi ha bisogno? 4 settimane. Alla prossima luna piena sarò vincitore. Accetto. Anch'io. E il cavallo di Lupo? Non fatela soffrire. Ha la gamba spezzata. Aspetta, oh! Ma dove andate? Ma io non me la sento. Thank you.
siete voi. Siete pericoloso, signore. Non credo. Ma è morto. No. Ha perso molto sangue. Ha febbre, arsione alla gola. Ogni tanto parla. Dice delle cose strane, delle parole sporche. Ma si salverà. Lo hanno affidato a me. Marchesina, lega. Fuggi dalla stanza. Via, fuggi. Il signore mi sembra gentile, abate. Non fatevi ingannare dalla tenuta, ma si sa, l'abito non fa il monaco. Sono l'abate Flambard, precettore della villa. Venite con me. I domestici se ne sono andati tutti e noi abbiamo dovuto imparare ad arrangiarci da soli. Io che sono precettore e teologo, ora mi occupo anche di cucina. Ecco, il marchese è ombraviva. Dorme pochi minuti al giorno. Nessun ombraviva riesce a riposare più a lungo. Soffrono di una strana forma di insonnia. Troppi matrimoni tra consanguinei, vero marchese? Oh, bene. Ecco il nostro ospite. Come va? Mi avete già detto tutto? Io ho mille cose da fare, eh? Pandine affogate nel vino, come le faccio io. Sapete leggere? Ma almeno i disegni li capite? Che facciamo? Voi obbedirete ai nostri ordini, noi cureremo il vostro amico. Vi piacciono le anguille? Per nulla. Vi abituerete. Nel mese che resterete laggiù ne diventerete ghiotto, anzi. Come noto, è l'abitudine che crea il gusto. E chi l'ha detto? Platone o Aristotele. Loro hanno detto tutto. Ah, mi raccomando, esigete da ogni viandante il diritto di passaggio in nome del marchese. Tra qualche luna piena tornerò a prendervi. D'accordo, padre, ma quanti viandanti passano da questa strada? Nessuno mai ci passa, nessuno mai. Desiderate qualcosa? Scusate, padre, ma stiamo seguendo due banditi. L'avete forse visti? No, tranne voi ha bussato alla nostra porta solo il corriere della posta 2 giorni fa. Ma da quando in qua, signor Diego del Ghiana, vi siete dato alla guerra? E i vostri studi? Li conoscete? Avete letto il mio trattato? Certo che l'ho letto, e mi è parso ottimo. E tanto più stupisco di vedervi in questa guisa. Di sicuro, padre, che non avete visto nessuno? Qui ci sono tracce di sangue. Ah. E allora? Ah, hanno scannato il maiale proprio ieri l'altro. Voi non mentite mai, vero? Al contrario, caro amico. Mi capita più spesso di quanto possiate immaginare. Ma in questo caso vi sto dicendo la verità. E io come faccio a saperlo? Per il principio di non contraddizione coniugato al postulato del quarto escluso, lei non può far altro che fidarsi. Su. Su. Un altro cucchiaino che la minestrina di anguille fa tanto bene. No. Hai mangiato? Hai fatto la passeggiata? Ora si studia un po'.
Vi prego, lasciatemi in pace, signorina. Riprendiamo con l'Orlando. Dove eravamo rimasti? Ma non lo so. Non mi interessa, io non voglio sentire niente. Sei giorni me ne andai mattina e sera, per balze e per pendici orride e strane, dove non via, dove sentier non vera, dove ne segno di vestigia umane. Poi giunsi in una valle inculta e fera, di ripe cinte e spaventose tane, che nel mezzo di un sasso avea un castello, forte e ben posto, a maraviglia bello. Da lungi par che come fiamma lustri, né sia di terra cotta né di marmi. Come più mi avvicino ai muri illustri, l'opera più bella e più mirabil parmi. E seppi poi, come i demoni illustri, da su fumigi tratti e sacri carmi, tutto da ciar aveva cinto il bel loco, temprato all'onda ed allo stigio foco, di sì forbito a ciar luce ogni torre. Incantevoli questi versi. Ecco, in quel bosco, un cavalier venire, il cui sembiante è sbagliato e fiero. Comincio ad apprezzarle. Ariosto è il poeta più adatto ad aprire l'animo del piccolo selvaggio alla bellezza, all'armonia. Potreste occuparvene voi, siete il prescettore. Caro Lucifero, il vero maestro non deve mai mostrarsi direttamente. Io non mi fido troppo a lasciare la piccola sola con quel brutto. Ai! Che non vi può né ruggine né macchia. Tutto il paese giorno e notte scorre. E poi là dentro il rio ladron si immacchia. Cosa non ha ripar che voglia torre, sol dietro in van se gli bestemmia e gracchia. Quivi la donna, anzi il mio cor mi tiene, che di mai ricoverar lascia ogni spene. Ah, lasso, che possio più che virar la rocca lungi dove il mio ben m'è chiuso. Come la volpe che il figlio gridar oda nel nido dell'aquila. Ecco. Che è successo? Non so. Si è riaperta la ferita. Dunque? Si è riaperta la ferita. La ferita si è riaperta. Ma tu che scrivi sempre su queste quaderni? Ma niente. Appunti, note, pensieri. A che serve? Lo faccio per mio figlio. Voglio che da grande sappia come era suo padre. Cosa pensava? Che sentimenti aveva? Ma, senti fertig oder nicht? Moment. Mia moglie si chiamava Elena. È morta quando è nato Emanuele. E io non mi sposerò mai più. Questa è un'idea stupida. Non scrivere sul tuo quaderno. Conosci la spinetta, Edo? No. Funziona secondo il principio delle corde pizzicate, con tastiera e saltarelli armati di linguette, di penne di corvo o di tacchino. A questa bisogna utilizziamo gli uccelli che girano per casa. Sì, a che serve? Contenere nulla, tutto fuori. Caro Edo, ti scrivo per dirti che sono in questa schiavitù
solo perché tu possa guarire e si possa tornare presto insieme. Ma come faccio a farti avere questa lettera? E poi, come faccio a scrivertela? Sono mica a scrivere io. Quell'uomo, che vuoi? C'è da pagare il pedaggio. Veramente c'è da pagare. Salve. Margherita. Sono qui. Che succede? Perché ci siamo fermati? Sono stanco di sentire la gente che piange mentre muore. Cantami una canzone. Perché ti affliggi a tutte l'ore? Dimmi, c'è la luna. Per un'ingrata, per un'ingrata amara come il fiele. Allora, Edo, che sensazioni avete avuto? Mi sento molto spirituale. E se la marchesina ne ha voglia, io avrei intenzione di andare a studiare un po'. Definirei il giovane selvaggio la più graziosa bestiola del mondo. Per giorni interi si rinchiude con la marchesina a studiare, studiare. Ciò lo ha reso dimentico delle sorti del suo barbaro compagno, del quale non si hanno notizie già da settimane. Di recente poi il giovane ha imparato a mentire. A ripensarci oggi, non mi sembra nemmeno vero di essere stato un astuto brigante che scorrazzava per i boschi seminando il terrore. Perché non ci raccontate la storia del rapimento? Ma oramai la conoscete. Ve ne prego, mi piace tanto. Bene. Ecco, noi avevamo rapito una bellissima fanciulla di nobile famiglia. Avrà avuto 15 anni e uno dei volti più graziosi mai veduti. Che bello, c'è sempre qualcosa di nuovo. L'altra volta era un ambasciatore. Il padre sosteneva di essere povero in canna e quindi ci toccò tagliare un dito alla ragazza. Poi lo spedimmo alla famiglia insieme a una lettera che c'era scritto: se siete così poveri da non poter pagare, eccovi un dito di vostra figlia, così almeno ci preparerete un bel brodo di carne. E foste voi a tagliarle il dito? No, ci pensò Lupo, mio attendente personale. Ah, Lupus in favola. Sta zitto. Questo signore si presenta sempre al nostro cospetto in condizioni deplorevoli. Ma non ti pare un po' strano questo posto? No. Boh. Meno male che ora partiamo. Ci va via? E dove? Al nord, della città. E te sai la strada? Certo che la so la strada. Allora sai anche che siamo rimasti in Maremma. Come in Maremma, scusa? Sì. Che dovevamo andare a nord e invece siamo andati a sud. E vuoi farmi credere che sai tutto e invece non sai niente. Oh, guarda che se fai così non ti ci porto con me, eh? Ma io avevo già deciso. Resto qui. Ad aiutare questa nobile e sfortunata casata. Cosa? Qui mi vogliono bene. E poi ci sono i libri. E sui libri c'è tutto. Ma non sai leggere. Imparerò. Mi duole ammetterlo, abate.
Ma avete vinto. Erano due fratelli e abbiamo creato due estranei. Lo sai che i marchesi non dormono mai? Soltanto 2 minuti durante il giorno? Prendila, è d'argento. La puoi rivendere, puoi farci del denaro. Penso io a spiegarlo a loro, dai. Te ci fai l'amore con la marchesina? Sì. Ah, ecco. Padre Emanuele, ha messo il suo dentino. Come è morto. Dimmi dove. Dimmelo. Guanzon! Fermi! Oh! Lasciatelo stare! Davvero, vi sparo! Buttate i fucili per terra! Forza! Sì, rendimi il denaro di mio padre! Non ce l'ho, lo giuro! Non l'abbiamo preso io, Edo. Ma lo vuoi capire che questi ti ammazzano come un cane? Eh? Forza! Non posso tornare a casa senza soldi. Poi ti lascio libero. Abbiamo preso solo 10 fiorini. Il resto l'ha rubato Terminio, il contabile. È la verità, signore, credetemi. Terminio? È possibile? Sparisci. Allora, sparisci! Forza, va via! Fermo! No, te va via! Lo sapevo che non volevate prenderli. E io lo sapevo che non li volevate vivi. L'ho sentito mio padre. Vi ho offerto 50 fiorini in più per riportarli ammazzati. Per dare un esempio agli altri. Io non ne faccio morti. Fermi, eh? Non fate scherzi. Davvero, eh? Lo scherzo. Non vi muovete. Oh, davvero, eh? Non vi muovete! Vi vedo, eh? Fermi là! Nessuno? Armonia!
Molto piacere. Sono Enea Silvio di Lampertico. Piacere. Ha visto? Ha visto come funziona bene la mia trappola? Sì, l'ho vista prima, grazie. Sì. L'ho ottenuta modificando un vecchio argano in uso nel porto di Amburgo. Bravo, complimenti. No, che fa? No, no, fermo. Sta scomodo? Sì, un po' sì. Provvedo subito. Molto gentile, grazie. Dove? No, no, no! Ma che fa? Vuole andarsene? Guardi, guardi, guardi come sono armonici questi ingranaggi. Assi, carrucole, funi e ruote dentate. Che mirabile armonia. Basta, 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 portatelo nella sala della sapienza. Il gazzettiere di Toscana riferì l'anno passato di un caso consimile. Un cuoco fu sorpreso dal Granduca mentre usciva dalla dispensa del palazzo intabarrato in un mantello dal quale penzolava la coda di un grande pesce. Il Granduca gridò: o pesce più corto o mantello più lungo. L'infelice cuoco è ora ai bagni penali. La Gazzetta Russa, l'ape del sud, riferisce invece di un servo della gleba. È l'uomo memoria, lui ricorda tutto. Che s'era impossessato d'un grappolo d'uva. Fu annegato per punizione in una botte di vino. In questo sei un rimperdù! In si cassi un tru rispricà! Come stu che non dia lo che pres? Se stai un po' di lassù! Non è di che! Matteo il carbonaio vuole sapere perché lui ha cercato di rubare. È perché speravo di riuscirci. Oni Andrew Tuzzi la prego. Io non sono un ladro. Avevo fame. E l'on pacta. Dice che allora non è colpevole. In conformità alle norme vigenti nella nostra radiosa comunità di armonia, si decreta quanto segue. Primo, al forestiero si è immediatamente servita una minestra. Secondo, gli sia restituita la libertà di fare quello che gli pare. Terzo, la seduta è tolta. Ci vedi? Così no. È la cosa più buona che ho mai mangiato in vita mia. È una zuppa armonica. Una ricetta del cavaliere. E adesso? Che sono quelli lì? Questi sono i miei sogni. Ma chissà se avrò vita per realizzarli tutti. Queste macchine renderanno felici gli uomini. Un giorno potremo attraversare gli oceani a cavallo di macchine volanti. E quel giorno non ci sarà più sofferenza. E questo è il segreto della felicità. Una fiducia illimitata nel domani. Mi scusi, Fermi! Dove va? Scusi! Ma i miei bagagli! È sempre così! Ogni volta che i postiglioni arrivano ad Armonia, corrono a spassarsela. Enea Silvio, mio zio, dov'è? Tu sei uno di quei carbonai?
Non capisci quello che dico? Questa pianta è stato difficile trovarla. Che pianta è? Un arancio. Bella. La bellezza non esiste, esiste l'utile. E questa pianta mi è utile perché contiene limonene. Ah. Che cosa contiene? Un composto chimico. Comunque bella. Ma no, no. La bellezza è una convenzione, è un concetto fuorviante. Designa solo un insieme di cellule che, per avventura, hanno anche un gradevole aspetto. Per esempio, tu mi trovi bella? Io sì. Ma no, no! Io sono al massimo un gradevole insieme di cellule. Ho capito. Ma che sono queste cellule? Ciao! Come? Ma tu lavori qui? Sì, certo, sono laureata. Sono laureata in chimica. Faccio essenze e profumi. Ah. Tu hai mai sentito un profumo? Sì. Qui, qui. Ah, come questo no, mai. Tu, caro, che lavoro facevi? Buttero. Ah, uno schiavo. Ma chi ha detto che il lavoro deve rendere schiavi? Chi? Lo vedi, qui da noi si lavora con divertimento e a suon di musica. Ti piace il nostro cavallo a vapore? Cavallo. Lo abbiamo chiamato Ippoloco. Vedi, caro, è grazie a macchine come questa che la nostra piccola comunità può prosperare felice. Qui molti esuli come te hanno trovato una vita nuova, pacifica e dedita al lavoro. E loro? Si amano. Regole per la ricerca della felicità. 31. Fiducia illimitata nel domani. Fiducia illimitata nel domani. 32. Amore per il viaggio nel mondo reale. Ma quei fanciulli lì perché non fanno scuola? Ma non sono fanciulli, sono piccoli induttivi. Amano insudiciarsi, fare baldoria e violenza e vengono assecondati nelle loro tendenze. E invece di andare a scuola, lavorano nelle triperie, vanno a caccia di animali molesti o puliscono le latrine. E quelli invece sono il loro contrario, i piccoli deduttivi. Amano gli studi e le occupazioni gentili. Nessun rimpianto nei confronti del passato, ma capacità di imparare dagli errori. Ma cos'è questo? Un'aratra a vapore, trainato all'Ippoloco. E i buoi? Niente. Allora i contadini lavorano di più? No, no, si riposano anche loro. Insomma, qui ognuno fa quello che vuole. Ma certo, l'armonia nasce dagli opposti. Chi ha detto che gli uomini sono tutti uguali? Sono tutti diversi, invece. E a ognuno va dato secondo la sua intima. Il nostro benefattore Nea Silvio sta preparando l'avvento di armonia su tutta la Terra. Quest'anno, al massimo fra due, armonia governerà il mondo intero. Lo vedi come crescono bene? Insomma, ma che razza di posto è questo? Che invece del cavallo c'è il cavallo a vapore? Che due fanno l'amore davanti a tutti? Che i fanciulli non vanno a scuola? Che i grandi non lavorano? Ma qui va tutta la rovescia, signori miei! Posso restare anch'io? E tu come sei arrivato qui? Io? Sono arrivato qui perché viaggio molto, mi piace viaggiare. Sono sempre in giro. Ah.
Gelsomino. Beh, a me fa un po' paura invece viaggiare. Però lo faccio lo stesso. Sai, per il mio lavoro io devo cercare sempre nuove piante, nuove essenze. Ambra e muschio. Eliotropio. Io ho cercato un po' di sicurezza nell'amore. Ho provato anche con l'amore libero. Però avevo paura di innamorarmi di un uomo, figuriamoci di due. Come di due? Tuberose. Violetta. Bergamotto. Questo è il mio nuovo profumo. Si chiama Domani. Domani! E perché non oggi? Beh, in onore di mio zio, per il suo impegno per il progresso. Io spero che sia armonico. Perché se cerchiamo almeno di trovare l'armonia nei profumi, se non riusciamo a trovarla nella vita. E perché non la troviamo noi due l'armonia? Scusa, non sapevo che ti facesse questo effetto. Forse ho esagerato con la tuberose. No, le tuberose vanno benissimo, anzi. Che banalità, tu uomo e io donna, va sempre a finire così, insomma. Spera, io... Non è amore quello che provi, è una reazione chimico-olfattiva che colpisce la zona più bassa del cervello, vedi? Il rinencefalo. È un residuo dal nostro passato felino. Gli animali, loro sì che si amano per il loro odore. Lo sapevi, no? Il fatto è che i baricentri sentimentali dell'uomo e della donna cambiano continuamente, a secondo della loro posizione geografica. Non è detto che tu stando qui ami lo stesso uomo che ameresti stando a Firenze. Viaggio, queste sono teorie superate. Ah no, questo è Fourier. E io sono d'accordo con lui quando sostiene che all'amore va sostituita la filantropia sentimentale. Ah, ma va oltre, guarda, dice che nell'amore non è importante la bellezza, ma la generosità, l'utilità comunitaria. No, che cosa c'entra la comunità in amore? L'amore è un fatto privato. No, proprio qui sta il punto. L'amore, ecco come dice, l'amore è un fatto sociale. A proposito di cose sociali, ecco qui un nuovo congegno utile alla nostra comunità. Frullino? Serve per montare la panna e preparare le frittate. Allevierà il lavoro delle nostre cuoche. Ma chi allevierà le pene d'amore della solitudine? Questo insiste, eh? I membri d'armonia non devono perseguire la loro soddisfazione egoistica. È ingiusto che la bellezza si sposi con la bellezza e la gioventù con la gioventù. Viaggio, io non capisco. Tu che cosa proporresti? Io? Io niente. È Fourier che propone l'intreccio, lo scambio, la mescolanza del bello col simpatico, del dolce con l'amaro, del giovane col maturo. Periodico Il Lampione dà notizia che nel regno delle due Sicilie, in seguito a movimenti popolari, è stata promulgata la Costituzione. Anche nello Stato Pontificio, nel regno di Sardegna, nel nostro Granducato, movimenti popolari invocano lo Statuto.
qui. Io non mi voglio innamorare. È sbagliato, è disarmonico. No, no, vai via. Aspetta! Terminio! Terminio! Vedi, Emanuele, la vita dell'uomo è imperfetta, piena di errori, inganni, tradimenti. Le nostre sorti non obbediscono a leggi precise, incorrotte, come quelle che muovono le stelle in cielo. Eppure ho la certezza che le azioni umane saranno regolate dalla ragione e... Buongiorno! Das ist aufregend, oder? Komm doch her! Komm doch her! Komm doch jetzt! Avete visto? Il vostro amico Lupo ha assassinato Diego Del Ghiano. Lupo? Chissà dov'è adesso. Se riusciamo a catturare qualche fulmine, le macchine del nostro giardino d'armonia non funzioneranno più a carbone, ma ad energia elettrica. Questo è un periodo favorevole alle tempeste elettriche. Ne ricordo una nel 1821, precisamente il 4 ottobre, dalle 19 alle 21, e un'altra nel 1832. Lo sai, ho scritto una lettera per proporre il mio nuovo profumo ad una grande ditta. Chissà, magari vado anche a lavorare in un laboratorio vero. A te non ti piacerebbe di andare, non so, a Milano, a Parigi? Certo che mi piacerebbe. Però qui si sta bene, no? Allora che ce la fa fare? Sì, ma non pensi che fuori di qui il mondo cambia veloce? E chissà quante cose noi non vediamo. Questo è l'anno dei portenti, Lupo. E noi... Funziona! Guardate com'è bello! Ho catturato un fulmine! Ce l'ho fatta! Suonate le campane! Chiamate tutti in riunione! Che tutti vedano! Ho catturato un fulmine! Armonia! Armonia! È un buon ritratto. I caratteri somatici sono inconfondibili, vedi? Brigante, mi ha sempre mentito. Ora sai che razza di serpente era quell'uomo. Sì, ma io lo so che lo perdonerei. Ma non è giusto perdonarlo perché è un assassino. Ma perché proprio io? Perché devo sempre sbagliare? Io ci ho fatto anche l'amore. No. Sì. No, ma... Io devo partire subito. Io non lo voglio più vedere. No, ma è pericoloso andare in giro di questi tempi. E poi convinceremo tuo zio a consegnarlo alle guardie. È un assassino! Biagio, tu non riuscirai mai a trattenermi qui. Hai capito?
occupato qui, non puoi sederti. No, è occupato. È per Vera. Qui è per Vera. Felice comunità di armonia. Da oggi siamo già nel domani. La ricchezza ed il benessere dei popoli sono a portata di mano. Maleducato. Questo anno 1848 sarà celebrato nei secoli per la prima applicazione dell'energia elettrica, che beneficherà questa nostra felice società e il mondo intero. Vogliono sapere dove è la caldaia. La caldaia? Che caldaia? Ma non va a carbone, va con l'energia del fulmine. Si stanchi il caldimento. Apro, sei zitto. E che faranno i carbonai senza caldaie? Che ne sarà di loro? Beh, loro non ci ho pensato. Ah, la politica mun! Mun sta con si vo! Si pur, sfior, si pur! E si, slacchi ci alzare! Non si può sfigare il fulmine, non si scherza col cielo. Il mondo va bene così com'è, basta con l'elettricità. Ma perché ve la prendete tanto? Stasera si fa festa, vi ho preparato anche i fuochi d'artificio. Festanzi, si paura! Che fa Vera, perché non viene? Se n'è andata. Andata dove? Non lo so, è andata via. Ma come via? Via! Dammi un cavallo! Devo andare da Vera! Dammi un cavallo! C'è l'ippolocco! E ti sembra un cavallo quello? Voglio un cavallo! Ma che è successo? Enea Silvio è volato sulla luna. Sulla luna? Biagio, che hai fatto? Chi è lei? Come? Sono Lupo, non mi riconosci? Non mi ricordo più niente. Davvero mi chiamo Biagio? La tua memoria? È un bel nome. Mi piace. E me lo tengo. Biagio. Andiamo.
un patto soggettivo, caro Lucifero. Lei si convinca di non averne e non ne avrà. La fate facile voi. Io non ho paura, invece. Sono contenta di andare a Venezia. E voi, Ranieri, siete contento? Ranieri! Tuo marito non si è ancora fatto l'abitudine di restare sveglio notte e giorno. Non siete autorizzato a darmi del tu, signore. Chiamatemi Marchesina, prego. Abate, nelle Venezie ci taglieranno la testa? Ma no, quelli sono avvenimenti del secolo scorso. Secolo scorso, dice lui. Chissà come lo sa poi. Un Giacobino! Datemi una pistola! Ferma! Aido! Sono Lupo! Lupo! È vero, è il signor Lupo. Questo signore si presenta sempre al nostro cospetto in condizioni deplorevoli. Fermati, apri, oh! Fermatevi, vetturino! Fermatevi! Lupo! Aido! Aido! Come stai? Bene! Insomma, si viaggia. E tu? Da gran signore, eh? Bravo, bravo. Ma dove andate? Si fugge, la rivoluzione. Non lo sai che col Papa Molla del Granduca ha concesso la Costituzione? Sicché i nobili hanno paura del peggio. Stiamo scappando tutti. Lo sa, signor Lupo, che forse Edo è duca? Sì, sì. Ho fatto delle ricerche. Sembra che abbia un sedicesimo di sangue nobile. No, sono solo supposizioni. Ipotesi. Lo credo bene. È orfano da 7 generazioni. Com'è selvaggio. Che differenza con Edo. Le circostanze forgiano l'uomo, abate. Lo dice Diderot. Oh! Ma voi che siete così sapienti, cosa sapete? Lo sapete cos'è un cavallo a vapore, un motore elettrico, un frullino? Lo sapete cos'è un frullino? Qui nessuno dorme, signori miei, mica come quello lì. Peccato non poteva venire con voi a Milano. Io conosco ottimi locandi là. Ma se andiamo, Radetzky cucina noi. Perché non sono scesi gli altri? Sai, la luce del sole gli dà noia. Ah. E mandano te a fare i servizi, eh? Il futuro duca. Sono io che mi offro. Anche con la Marchesina sei al servizio, eh? Ti ricordi come si fa? Le bestie tornano allo stato brado. Lo vedete, abate? Ciò mi dà luminosamente ragione. I briganti rimangono briganti. Accidente a te. Ogni volta che ti incontro sei la mia rovina. E prima i briganti, poi gli austriaci. Ora anche Allegra mi fai perdere. Ma non capisci che ti facevano male i servoli? No! Io sono nobile dentro. Io ho imparato a leggere, a scrivere, so la musica. Io sono un uomo libero. Sono un uomo armonico. Eccoli, sono vicini. Il fiume, passato il fiume siamo salvi, c'è la frontiera. Vai!
il fiume, Edo! Il fiume! Siamo salvi di là! Sì, ma come facciamo a attraversarlo? C'è Milano di là! Milano! Le carrozze! Le botteghe, i profumi! Li faranno i profumi a Milano? Ma questo è un fiume enorme! Guai. No, me l'hai insegnato te. Se non si va non si vede. Vai! Viva Mazzini! Viva chi? Viva Mazzini! Viva! Viva l'Italia! Viva!